Emiliano Zapata. In questa puntata ci occupiamo di lui, cerchiamo di rimettere a fuoco il suo volto e le sue azioni. Per far questo seguiremo la biografia più autorevole pubblicata su di lui, quella di John Womack Jr., uno storico americano, docente di storia dell'America Latina nell'Università di Harvard. Il titolo dell'ultima edizione italiana è Morire Bellindios, storia di Emiliano Zapata. In descrizione vi metto come sempre il link. Insieme alla vita di Zapata, il racconto abbraccia la rivoluzione messicana nel suo complesso, ma si concentra soprattutto in una regione meridionale del Messico, il Morelos. Passato alla storia per la combattività dei suoi abitanti e per aver scatenato le prime scintille della rivoluzione messicana. E al centro di questo territorio si trova la cittadina di Anenequilco, dove nacque appunto e visse Emiliano a cavallo tra 800 e 900. La rivoluzione messicana è piuttosto lunga, 10 anni in tutto. È anche molto caotica, con numerosi personaggi e ribaltamenti di fronte, quindi è necessaria una certa concentrazione. Però prima di tutto bisogna chiarire un attimo il campo con qualche concetto generale. Agli inizi del Novecento nella società messicana c'erano i braccianti senza terra, che si chiamavano peones, che lavoravano presso i latifondisti, presso i grandi proprietari terrieri, che avevano coltivazioni industriali, quasi sempre di canna da zucchero, e sentirete nel racconto menzionati come haciendas oppure coltivatori. E poi c'erano i contadini con i loro territori, con i loro piccoli appezzamenti di terreno. In questo caso si parla di campesinos. I campesinos coltivavano quello che gli serviva spesso per mangiare e magari barattavano se avevano delle eccedenze. La rivoluzione messicana nasce nella regione del Morelos, quella che stiamo proprio trattando noi, e nasce dalla lotta dei contadini e dei braccianti, soprattutto dei contadini, per arginare l'accaparramento dei terreni agricoli da parte delle haciendas. Problemi di lotta tra contadini e grandi aziende agricole risalgono addirittura all'epoca di Cortés, un'epoca nella quale i territori conquistati dai colonizzatori spagnoli furono spartiti tra i vincitori. Problemi che però nel 1880 si aggravarono a causa della maggiore richiesta di territori e proprio per l'espandersi dell'industria e del commercio dello zucchero. Mentre nei paesi più evoluti erano già state raggiunte le condizioni di ridistribuzione dei territori con le riforme agrarie, il Messico viveva ancora in un'organizzazione economica arretrata, coloniale. Da 4 secoli i conquistatori spagnoli avevano colonizzato tutta la parte di quell'America e la maggior parte dei contadini erano indios, ovvero i nativi di quella zona dell'America, i discendenti dei Maya per capirsi o di altre tribù magari meno note. Questi indios erano la parte della società più numerosa, erano quelli che avevano i lavori più umili. Il paese prima della rivoluzione ha vissuto per decenni, 30 anni, quasi 30 anni per essere precisi, sotto la dittatura di Porfirio Diaz. Quella di Porfirio Diaz era una società immobile che si può dire annoiava per eccesso di sicurezza quei pochi privilegiati e al contrario non forniva alcuna speranza di cambiamento a tutti gli altri. L'autore inizia il libro con questa dichiarazione di intenti. Questo libro parla di un popolo di contadini che fece una rivoluzione perché non voleva andarsene da dov'era. Sullo scorcio del XX secolo calarono nelle campagne del Morelos altri personaggi. I potenti imprenditori delle città che volevano spopolare i villaggi a proprio esclusivo beneficio. Fra questi imprenditori cittadini e gli abitanti dei villaggi prese forma un conflitto insanabile. Questo è il punto di partenza, la scintilla, e poi continua. Non è un'analisi, è una storia, un racconto, perché la verità della rivoluzione del Morelos la si coglie nel suo vissuto, nel sentimento di cui è pervasa. La storia inizia
con l'elezione di Emiliano Zapata a capo del consiglio del villaggio di Anenequilco. Non aveva neanche 30 anni. Nella vita del villaggio la famiglia Zapata aveva avuto un ruolo attivo nelle lotte per la difesa dei terreni, sia con il nonno che con il padre di Emiliano. Considerate che dei 9 fratelli ne sopravvissero solo 4. Una percentuale di mortalità infantile purtroppo piuttosto comune in quel periodo. Gli Zapata erano mezzadri, avevano vissuto in prima persona il continuo aggravarsi della pressione delle aziende agricole, delle coltivazioni industriali. Nella regione del Morelos erano più che altro coltivazioni di canna da zucchero, un'industria che ai primi del Novecento ebbe un grande sviluppo. Quando Emiliano era bambino e fu testimone di questo cambiamento, assistette anche all'incendio di un intero villaggio perpetrato dalle truppe locali, che erano intervenute per sedare delle proteste contro i residenti che si opponevano all'appropriazione dei terreni pubblici. Da ragazzo iniziò a commerciare con i cavalli, una passione, quella per i cavalli, che si porterà dietro tutta la vita. In altre parole, era un charro, ovvero un cowboy messicano, personaggio che si distingueva rispetto ai braccianti, che indossavano invece i tipici indumenti bianchi. Lo vediamo subito dal ragazzo partecipare, insieme al fratello, a delle manifestazioni di protesta in supporto ad un contadino del villaggio che si vide espropriato delle sue terre, che vennero assegnate a un'azienda di coltivazione. La lotta di questo contadino, la lotta poi di tutti quelli che lo aiutarono, venne portata fino in tribunale e terminò con il confino del contadino ai lavori forzati e poi alla sua morte in pochi mesi. Riporto qui un brano originale che riguarda la sua adolescenza. Egli aveva avuto i suoi guai con le autorità distrettuali, la prima volta a 17 anni, un anno o due dopo la morte dei suoi genitori. E in quell'occasione aveva dovuto lasciare il paese per parecchi mesi, nascondendosi nel rancio di una famiglia amica nella regione meridionale dello stato del Puebla. Durante gli ultimi 3 anni, Zapata era stato uno dei capi del gruppo di giovani attivisti che si battevano per la difesa del villaggio, firmando proteste, partecipando tra gli juniores alle delegazioni che si presentavano allo Jefe Politicos, e aveva collaborato in tutti i modi per tenere alto il morale del paese. Recentemente aveva preso parte all'organizzazione di una campagna locale per promuovere la candidatura di un governatore dell'opposizione. Per Jefes Politicos si intendono i politici locali. Era attivo nella vita del villaggio fino da ragazzo. Poi ci viene descritta la sua posizione sociale. Secondo il metro di giudizio del villaggio, non era un uomo povero. Gli Zapata non vivevano in una capanna, ma in una solida casa di pietra. Né lui né il fratello maggiore Eufemio avevano mai lavorato come braccianti giornalieri nelle haciendas, e alla morte dei genitori avevano ereditato entrambi un po' di terreno e del bestiame. Emiliano era rimasto ad Anenequilco. Lavorava nella terra di sua proprietà e come mezzadro alcuni acri di terreno di un'azienda locale. Durante la stagione morta guidava una carovana di muli attraverso i possedimenti del sud e badava un piccolo traffico di compravendita di cavalli. La scarsità di terre aveva spinto anni prima la famiglia Zapata al commercio di bestiame ed Emiliano aveva imparato il mestiere da ragazzo. Per quanto riguarda il suo carattere, è utile questa descrizione che leggiamo in originale e che conferma anche l'impressione che si ha osservando le foto che lo ritraggono. Zapata non si legò mai a nessuno. Emanava da lui un senso di distacco, di greve isolamento che metteva a disagio. Malgrado i suoi bei cavalli e i suoi vestiti eleganti, quelli di Anenequilco non si rivolgevano mai a lui chiamandolo Don Emiliano. Lui era uno di loro, lo chiamavano Miliano. E quando morì fu un pobresito, un povero ragazzo. Per tutti loro era semplicemente un vicino, un giovane cugino che sapeva guidare il suo clan e amato nipote, ruvido e saldo come una quercia. Questo era l'uomo che la gente del villaggio elesse. E leggendolo erano anche sicuri che sarebbe sempre rimasto così.
Una volta introdotti il terreno ed il protagonista, è il momento di entrare nella situazione politica messicana. Siamo al crepuscolo della lunga autocrazia di Porfirio Diaz e nei palazzi del potere si deve pensare a chi prenderà in mano il paese quando il capo se ne andrà. La rivoluzione messicana ebbe inizio perché i politici delle alte sfere non riuscirono a mettersi d'accordo sul candidato al governo alla morte del presidente Porfirio Diaz. Tali uomini erano allora soprannominati científicos ed erano fervidi credenti in una presunta legge di natura secondo cui il progresso della nazione dipendeva unicamente da loro e funzionava a loro esclusivo beneficio. Dai primi anni 90 i politici científicos lavoravano con zelo per inculcare nei messicani il concetto che essi, i científicos, esercitavano l'autorità a buon diritto, in quanto cultori di una speciale scienza politica, e del resto erano riusciti a convincere molta gente della loro infallibilità. Questo è un brano nel quale l'autore giustamente scatena il suo sarcasmo. Certo, il termine scientificus assegnato a questa classe dirigente suona davvero comico, ma andiamo avanti. Esposta agli occhi di tutti, la politica fallibilissima di questi potenti si rivelò per quello che era e dimostrò che essi, al contrario, erano appunto dei poveri ingenui, dei traditori o degli incompetenti. E in breve, il loro grazioso ordine politico piombò nel caos. Ecco, si stava profilando il caso tipico di guerre civili che nascono quando finisce un lungo periodo di leadership incontrastata, come quella che era stata, quella di Porfirio Diaz. Lo abbiamo visto anche, per esempio, nella Jugoslavia di Tito, oppure nella Libia di Gheddafi, solo per menzionarne alcune. I turbamenti nei palazzi della politica iniziarono quando Porfirio Diaz, durante un'intervista, affermò che dopo un governo di circa 30 anni presto avrebbe lasciato il testimone a qualcuno. Ma non c'era al momento alcun successore. Nella regione del Morelos, Porfirio Diaz impose con dei brogli elettorali un governatore fortemente compromesso con gli interessi dei coltivatori. Un politico da operetta che in pochi anni fu capace di seminare ingiustizie e odio in tutte le zone agricole. Le sopraffazioni diventarono politica di Stato. I diritti dei contadini a lavorare la loro terra erano completamente inascoltati, a volte anche derisi. Il libro ci racconta di tanti casi, ma leggiamone uno. La maggior parte della gente che si schierava con più fermezza all'opposizione era formata da famiglie rurali e clan dissidenti sparpagliati per tutta la campagna. Ed era gente che di solito taceva, lasciando la parola a impiegati, negozianti, editori e avvocati. Ma quando agiva, le cose si facevano serie. Contadini o piccoli agricoltori del Morelos, questa gente di campagna non scherzava. I loro antenati avevano preso parte ad alcuni degli episodi più drammatici e difficili della storia del Messico. Essi sapevano per esperienza cosa fossero la dignità e l'indipendenza. Sapevano valutare il momento di mettere da parte la cortesia e la pazienza. E non si lasciavano intimidire. L'opposizione scoppiata ora contro il governatore, per loro fu insieme una rinascita, una riorganizzazione e un ritorno alla patria. Il primo episodio nel quale i politici ebbero un primo assaggio degli umori della folla lo leggiamo in questo brano a pagina 48, che descrive gli esiti di un comizio elettorale proprio nella regione del Morelos in quel periodo. Grida sporatiche di «Mueran los gachupines» innervosivano gli oratori. L'entusiasmo della folla era assai tiepido. Uno degli oratori concluse chiedendo un'ovazione per Escandón, il candidato imposto da Diaz, ma rimase offeso e imbarazzato quando parecchie persone gridarono di rimando «Viva Leiva!», il candidato dell'opposizione. L'oratore si adirò e cominciò a inveire contro la folla. Lo presero a sassate. In un attimo la folla si trasformò in una massa turbolenta e pericolosa. Quando i poliziotti rurali a cavallo si prepararono a sparare, la gente fuggì a precipizio. Gachupin vuol dire colonizzatore spagnolo. È una parola che per gli indios significa arroganza e sopraffazione.
Non bisogna dimenticare che il sentimento di rivalsa anticoloniale è profondamente radicato in quelle popolazioni, che ne vivevano le conseguenze ogni giorno. Questo aspetto è fondamentale se vogliamo capire le motivazioni e le forze in campo in questa rivoluzione. La prima vera rivolta scoppiò proprio ad Anenequilco. Ai contadini era stato vietato l'utilizzo di una parte della terra, una parte della terra che era importante per il loro sostentamento. Le proteste formali al governatore furono inascoltate, il quale preferì rispondere, pare in modo canzonatorio, consigliando ai contadini di comprarsi dei vasi di fiori se proprio volevano coltivare la terra. Questa risposta puerile del governatore Scandonna è riportata in tanti altri testi. La questione ovviamente non era come passare il tempo libero, ma come procurarsi del cibo. Leggiamo il brano originale, a pagina 77. Fu il momento decisivo e per fortuna di Anenequilco, Zapata era appena tornato, amareggiato e pieno di risentimento dalle dorate scuderie di un latifondista. Bisognava tentare qualcosa di straordinario per risolvere la crisi. Zapata era presidente del consiglio del villaggio e decise che, essendo falliti i provvedimenti normali, Anenequilco avrebbe agito di propria iniziativa. Zapata riunì un'ottantina di uomini del villaggio, procurò armi per tutti e li guidò nei campi dove lavoravano i villanos. A questi ultimi disse che non aveva nessuna intenzione di combattere contro di loro, che c'erano legami di parentela in entrambi i villaggi, ma che le terre appartenevano ad Anenequilco e toccava alla gente di Anenequilco coltivarle. I villanus si ritirarono, e con essi anche le guardie campestri dell'hacienda. Dopo questa prima azione, Zapata ne organizzò altre. Fece abbattere dei recinti abusivi, dette voce ai diritti dei contadini. In pochi mesi divenne una figura di riferimento nella regione. È rimasto famoso il raid condotto dal suo gruppo contro una grande azienda agricola, nella quale passavano le rotaie del treno. Penetrarono proprio nascosti dentro un treno merci e presero il controllo e sequestrarono tutti gli armamenti e i cavalli. In queste prime azioni i ribelli si muovevano con grande audacia ma senza molta organizzazione. Le perdite erano mostruose. Loro stessi calcolavano che per avere ragione dei federali dovevano combattere con un numero almeno di 10 volte maggiore. Nella presa di una cittadina più grande, Zapata raccolse 4.000 uomini. A presidio c'era un reggimento di cavalleria, un corpo ben addestrato. Gli attacchi furono più di uno e furono purtroppo tutti inefficaci. Per conquistare la cittadina doveva pensare a qualcosa di diverso. Quindi iniziò un assedio, fece svuotare gli acquedotti e qualche giorno dopo versò anche nei condotti al di sotto della caserma grandi quantità di gasolio e gli dette fuoco. Il piano riuscì e il reparto dei federali lasciò la guarnigione. Ecco, queste operazioni fecero crescere anche rapidamente la notorietà di Zapata. Porfirio Diaz però non mantenne la promessa di dimettersi e la situazione diventò incandescente e le forze di opposizione ormai erano mobilitate in tutto il Messico. Entra in scena a questo punto Francisco Madero, un intellettuale che proveniva dall'alta borghesia messicana, un personaggio colto, pieno di ottime intenzioni progressiste. Aveva fondato il partito di sinistra che si opponeva appunto alla rielezione del vecchio autocrate. Intorno a lui si stava concentrando un fortissimo consenso, era diciamo l'uomo nuovo che tutti aspettavano. E pochi giorni prima delle elezioni Diaz lo fa arrestare. Madero però, in un episodio ormai diventato leggendario, riuscì a fuggire, camuffato da ferroviere. Le rivolte armate, i combattimenti si moltiplicavano in tutto il Messico. I gruppi ribelli si concentravano spontaneamente attorno a qualche leader locale. Si formarono così tanti clan che prendevano il nome del loro capo. In pochi mesi Porfirio Diaz fu costretto a dimettersi e salì al governo Francisco Madero, che si prendeva sulle spalle un paese arretrato con tantissime divisioni interne
decine di fazioni armate e ognuna che rivendicava il suo ruolo nella rivoluzione. Quindi un vero caos. Il progetto di Madero era di accompagnare il Messico in una fase di riforme progressiste e possibilmente di mettere un po' di ordine, un po' di pacificazione. Dal lato degli zapatisti gli importava quasi esclusivamente della riforma agraria, non erano interessati ad altro. E Madero promise proprio a Zapata questa riforma agraria, ma una volta messo al governo si trovò a gestire anche gli interessi dei proprietari terrieri e degli industriali. E come succede quasi sempre, quando si deve governare davvero, le cose si fanno molto più complicate. Ci sono equilibri, patronati, abitudini. Probabilmente Madero aveva buone intenzioni, voleva veramente fare del Messico un paese più moderno, ma aveva bisogno di molto più tempo e Zapata, né Zapata né gli altri, avevano intenzione di dargliene. Quindi appena iniziò il governo Madero, intervistato da un giornalista, Zapata disse: quello che ci interessa è che le terre siano restituite immediatamente ai pueblos e che si tenga fede alle promesse della rivoluzione. Singolare l'episodio dell'incontro a Città del Messico tra i due, che riportiamo in originale. Madero lo rimproverò. Era cominciata una nuova epoca, la politica di ordine e metodo. La violenza era finita. Seguì un dialogo davvero insolito, allorché per un attimo parve che la rustica atmosfera contadina del Morelos si insinuasse fra le pareti della sontuosa casa cittadina. Zapata, alzatosi, tenendo il fucile puntato, si avvicinò al posto dove sedeva Madero. Additò la catena d'oro dell'orologio che Madero ostentava sul panciotto e gli disse: «Senta, signor Madero, se io approfittassi del fatto che sono armato e le portassi via l'orologio per tenermelo, e dopo un certo tempo noi due ci incontrassimo di nuovo, ma entrambi armati questa volta, lei avrebbe il diritto di pretendere che io le restituisca l'orologio?» E lui rispose: «Certo, e avrebbe anzi preteso un indennizzo». «Benissimo», concluse Zapata, «è esattamente ciò che è successo a noi del Morelos, dove pochi coltivatori hanno portato via con la forza le terre dei villaggi. I miei soldati, gli agricoltori armati e tutta la gente dei villaggi vogliono che io la informi, con tutto il rispetto dovuto, del fatto che essi esigono la restituzione immediata delle loro terre». Fate attenzione perché in tutto il libro la parola coltivatori si riferisce alle aziende di coltivazione industriale della canna da zucchero, cioè agli industriali agricoli, da non confondersi con i contadini, con i piccoli che avevano piccoli appezzamenti di terreno, che in questo caso si chiamano campesinos, oppure da non confondersi con i braccianti che si chiamano peones. I tentativi di Madero di fare i conti con la realtà e di tenere a freno tutte le energie ancora fresche della rivoluzione furono davvero eroici. È un personaggio che incuriosisce e a vedere la situazione nel suo complesso suscita anche simpatia. Nonostante avesse conquistato il governo, non ebbe mai davvero il potere necessario per compiere in quel momento le riforme e pacificare il paese. Era ancora presto, come vedremo. Intorno aveva i militari da una parte che scalpitavano per avere la meglio su tutte quelle bande armate che spadroneggiavano nelle campagne. Dall'altro avvertiva la pressione dei potentati che potevano ovviamente mantenere le loro posizioni. E si era solo all'inizio, la rivoluzione messicana non aveva ancora mietuto abbastanza vittime. Dopo un paio d'anni del suo governo, agli zapatisti fu chiaro che Madero non era intenzionato o era semplicemente incapace di mantenere le promesse fatte sulla riforma agraria. Zapata perse il rispetto per lui, ne parlava come di uno smidollato inetto. Madero in pochi anni perse drammaticamente il consenso con tutte le parti della società. Era considerato smidollato dai militari, radicale dai signorotti, indeciso dagli zapatisti e dagli altri gruppi.
come leggiamo in questo brano. Il 9 febbraio 1913, poco prima dell'alba, una rivolta militare scoppiò a Città del Messico, ma a mezzogiorno le truppe rimaste fedeli avevano praticamente sedato la rivolta. Il generale Reyes fu ucciso in combattimento nella piazza principale di Città del Messico. Nei giorni successivi, aiutato dall'ambasciatore americano, Huerta si mise segretamente d'accordo con Diaz e Mondragon per fare in modo che la rivolta fosse vittoriosa. Mentre si svolgevano i negoziati, un finto duello d'artiglieria devastò gran parte del centro città, uccidendo centinaia di civili innocenti. Questa fu la luttuosa Decena Tragica, i 10 giorni tragici. Il 19 febbraio Madero e il suo vicepresidente si erano dimessi. Huerta diventò presidente provvisorio. 3 giorni dopo, Madero e il suo vicepresidente furono assassinati. Iniziava così una delle fasi più sanguinose e assurde della rivoluzione, la dittatura di Victoriano Huerta. L'obiettivo era la restaurazione del Messico pre-rivoluzionario, ma sedando le rivolte attraverso la forza militare e la deportazione di massa. Ma si sopravvalutava. Il tremendo dramma pubblico del tradimento di Huerta e dell'assassinio di Madero scosse la nazione fino alle sue radici e fu occasione all'insorgere di passioni, impulsi e nuove organizzazioni, più radicali di quanto erano mai state sin dai tempi della crociata per l'indipendenza combattuta 100 anni prima. Huerta non seppe nemmeno instaurare quel minimo di ordine che Madero era riuscito a mantenere. Al contrario, aggravò il disordine che degenerò in una grave crisi e spinse il Messico a una profonda rivoluzione sociale. In poco tempo i territori fuori dalle grandi città diventarono un campo di battaglia permanente. Alle repressioni sanguinarie le popolazioni reagivano con raggruppamenti armati sempre più grandi e combattivi. Per i coltivatori in preda alla disperazione, l'istituzione della dittatura era una mossa sgradevole, ma non priva di speranza. Il 21 aprile offrirono a Huerta un grande banchetto al Jockey Club. Udirono un discorso franco e sconvolgente per assicurarsi il successo nel Morelos. Avrebbe fatto ricorso alle misure estreme, perché il governo spopolerà, per così dire, lo Stato, e manderà altri lavoratori nelle piantagioni. Il popolo del Morelos è zapatista. È necessario spazzar via tutta questa gentaglia. E non dovete essere sorpresi se per caso succedesse qualcosa di anormale, perché le cose sono a un punto tale da richiedere dei procedimenti non sanciti dalla legge, ma indispensabili per il benessere della nazione. In un mese avrebbe instaurato una pace completa, affermò. I militari incendiavano villaggi interi, prendevano gli uomini per la leva nell'esercito federale e deportavano tutti gli altri. Gli uomini spesso si davano alla macchia prima di essere presi nell'esercito e molti di loro si univano proprio in quel momento ai gruppi dei ribelli del loro territorio. La crudeltà esercitata sul popolo provocò una mobilitazione senza precedenti. I gruppi di ribelli non erano mai stati così numerosi e agguerriti. Attaccavano caserme, treni, assediavano cittadine. Leggiamo qui di seguito un brano che descrive il clima di quel periodo. Lo sfacelo della vita locale peggiorò. In giugno il regime spedì altri 2000 coscritti, lasciando che le loro famiglie se la sbrigassero da sole nei campi di concentramento. Prese anche il comando di numerosi mercati, in modo da tagliare i viveri ai paesi circostanti e costringere i loro abitanti a concentrarsi nei campi di deportazione. I contadini generalmente fuggivano nei campi ribelli, ma anche lì morivano di stenti. Di notte dormivano sotto la pioggia avvolti in coperte bagnate sul terreno inzuppato. Questo era il destino di coloro che riuscivano a fuggire. Nel caos, raccontò un giornalista della capitale che si trovava sul posto, un battaglione regolare costituito di ragazzi dai 10 ai 12 anni seguiva i ribelli, rubando e saccheggiando peggio degli adulti. In una regione le vedove, le mogli, le figlie e le sorelle dei ribelli formarono un loro vero e proprio battaglione e si ribellarono per vendicare i morti. Al comando di una rude ex fabbricante di tortillas, chiamata La Cina, saccheggiarono selvaggiamente tutto il distretto. Alcune incenci, altre riccamente vestite di cose rubate, in calze di seta e abiti eleganti, sandali e cappelli di paglia, cartucciere alla vita, queste donne diventarono il terrore della regione.
i paesi e le famiglie scomparvero. I membri che erano riusciti a fuggire venivano assorbiti dalle vagabonde armate dei ribelli. Dietro ai militari c'era il tentativo dei latifondisti di restaurare la società che avevano vissuto nei decenni precedenti, quelli di Porfirio Diaz. Infatti il loro candidato alle elezioni era il figlio, Felix. Quindi il vecchio mondo rischiava di vincere nuovamente e di assicurarsi l'approvazione degli Stati Uniti, lo stato confinante, la cui approvazione dipendeva il riconoscimento internazionale e anche il denaro delle banche. Quindi i ribelli sapevano di dover agire in massa per far cadere il regime prima che si potessero indire le elezioni. Un'intuizione importante che permise a Zapata di concentrare su di sé il comando di un'alleanza tra tutti i ribelli del Sud. Per questo, per avere più efficacia, si cercò di dare maggiore addestramento militare a quelle che fino a quel momento erano una orde di ribelli. I capi impararono anche a sincronizzare meglio gli attacchi per disorientare i federali. E, in effetti, la controffensiva dei ribelli zapatisti fu costante, ben organizzata e davvero devastante. Leggiamo un brano qui di seguito. Zapata aveva fissato l'assalto decisivo per il 26 marzo, ma il 23 marzo giunse il capo di una regione confinante con le sue truppe, ansioso di entrare in azione. Non badando agli ordini, diresse una carica che gli altri seguirono, travolgendo le linee federali. L'indomani mattina presto, i rivoluzionari assunsero il controllo del centro delle città. I soldati federali, quasi tutti coscritti, furono semplicemente disarmati e liberati. Molti si unirono alle forze rivoluzionarie. Gli ufficiali che furono riconosciuti responsabili degli incendi furono condannati a morte e giustiziati. A luglio del 1914 Victoriano Huerta si dimette e fugge in esilio. Finisce così l'esperienza di un regime militare devastante che segnò la fine di ogni possibilità di restaurazione del vecchio regime. Ormai i ribelli avevano preso completamente il controllo del paese. Il Messico dunque era diviso in quel momento, frammentato in tanti gruppi e influenze. Però per fare ordine, diciamo che i raggruppamenti principali erano tre, nei quali c'erano a nord Pancho Villa, un gruppo in quel momento molto numeroso e ben armato dagli americani. A sud c'era Zapata. Al centro, nella capitale, si era formato un altro gruppo molto potente, capitanato da un politico navigato, Venustiano Carranza, e attorno a sé aveva raccolto, diciamo, tutti i sopravvissuti della politica della capitale. Leggiamo un brano che descrive i ribelli del nord di Pancho Villa. Una forza della natura più che un partito politico. Il partito villista era furia scatenata. Questi condottieri settentrionali non erano capaci di dare uno scopo al loro populismo. Cowboy, mulattieri, banditi, ferrovieri, ambulanti, peones fuggiaschi, i villisti non avevano un preciso interesse di classe né vincoli locali. Villa era l'incarnazione del disordine e i suoi uomini lo imitavano. D'altro canto, il partito di Carranza si faceva forte dei suoi diritti di legittimità ufficiale. I nuovi imprenditori nazionalisti che componevano il suo comando supremo e i suoi quadri locali erano senza confronti più decisi dei villisti. Dei tre gruppi, quello di Villa e di Zapata erano di spontaneismo popolare. A differenza dei villisti, però, gli zapatisti avevano degli obiettivi ben delineati nella riforma agraria. Quello di Carranza, invece, radunava gli interessi delle istituzioni della capitale e dell'alta borghesia. Dei tre gruppi, quindi, era più naturale dialogare tra i due gruppi popolari. E già durante i combattimenti contro Huerta, i due partiti popolari si erano già messi in contatto, cioè Villa e Zapata. I tentativi di trovare una sintesi fra i gruppi rivoluzionari fallì. In quel momento era praticamente impossibile dialogare con gli zapatisti. Come previsto, ad allearsi furono i partiti di Villa e Zapata. Leggiamo qui di seguito il brano che ci descrive il loro incontro. Villa era grande, robusto, sui 90 kg, con l'aspetto florido di un tedesco. Portava un casco di sughero all'inglese, gambali e stivali da cacciatore. Vicino a lui Zapata sembrava un indigeno di un altro paese. Assai più piccolo di Villa, forse sui 65 kg, era un uomo dal viso sottile e scuro di carnagione.
Il suo immenso sombrero gli ombreggiava talvolta gli occhi che non si potevano più scorgere. Indossava una corta giacca nera, al collo un fazzoletto di seta celeste, una camicia viola. Portava un paio di stretti pantaloni messicani neri con bottoni d'argento lungo la cucitura esterna. Zapata ordinò del cognac e, benché Villa, che era astemio, avesse chiesto dell'acqua, trangugiò anche lui coraggiosamente, brindando alla loro unione fraterna. Pancho Villa astemio è un'immagine controintuitiva. Comunque la cosa è risaputa e riportata in tante altre biografie. A parte questo dettaglio un po' comico, l'alleanza tra i due gruppi non funzionò da subito. Zapata si concentrò da parte sua ad attuare subito la riforma agraria in tutti i territori del sud. Approfittò del fatto che Carranza e Villa erano impegnati a combattersi reciprocamente nel nord. E da parte sua Carranza ebbe l'astuzia di combattere i due uno alla volta. Zapata cadde in quella trappola e fece l'errore di non andare in aiuto a Villa in modo tempestivo. Si decise a intervenire ormai quando era troppo tardi e quando l'esercito di Villa aveva ormai subito una serie di sconfitte disastrose ed era stato quasi annientato. Finito con Villa, Carranza si sarebbe rivolto verso sud indisturbato. Nel frattempo nel sud si attuò la rivoluzione radicale teorizzata dagli zapatisti. Siamo nel pieno dello sviluppo sociale zapatista. Si vedevano uomini vestiti solo con gli abiti bianchi dei contadini. Anche chi veniva da fuori era costretto ad indossarli se voleva evitare problemi. Siamo in un momento di ultraradicalismo. Qui di seguito leggiamo un brano originale a pagina 256. I patiti della vita raffinata erano fuggiti dal Morelos già da molto tempo, alcuni spaventati, altri esultanti. L'unico signorotto ancora residente nello Stato era lasciato senza mezzi, agli arresti domiciliari nella sua casa. Il posto più vicino dove si potevano vedere dei giovanotti brillanti con cappelli homburg ed eleganti signore con i boa era la cittadina di Amecameca. Fu là che una di queste coppie eleganti fu linciata dalla folla. Il Morelos rivoluzionario stava subendo un processo di trasformazione e in quella fase la gente era molto diffidente, inospitale e ingenerosa verso tutti coloro che venivano giudicati estranei. Le famiglie locali avevano combattuto per lungo tempo e molto duramente per riconquistare il loro patrimonio rurale e nel loro stato agrario ammettevano solo famiglie di contadini come loro. C'era una coerenza metodica in questa loro intolleranza, nella scontrosità calcolata, nell'ostentata ignoranza dei modi cittadini, perché la gente di città era la portatrice naturale di tutte le sventure. Sono momenti della storia che generano tanti spunti di riflessione. Vengono in mente altre situazioni, come la Barcellona anarchica del 1936, nella quale i borghesi indossavano le tute blu da operaio per mimetizzarsi, oppure se ci spingiamo ancora più in là, come la Cambogia folle e ultraradicale del 76, dove gli abiti dei contadini non erano bianchi ma erano neri. Alla fine Carranza, vittorioso con i ribelli del nord, incassato il favore degli USA, orienta i suoi generali verso sud per chiudere la partita. Zapata ora deve difendere la sua rivoluzione non solo da Carranza, ma anche da tante tensioni interne. In questo brano ne leggiamo solo alcune, a pagina 274 del libro. Non tutti i vecchi capi combattevano realmente. Alcuni facevano parte della resistenza solo a parole, ma in pratica si attardavano nelle loro basi scusando la propria inerzia con il pretesto di non aver munizioni e, cosa ancor peggiore, costringevano tuttavia con la forza i villaggi vicini a procurar loro il cibo, permettevano addirittura che i banditi operassero nelle loro zone. Zapata condannò pubblicamente i vili e gli egoisti che si sono ritirati in città o in accampamenti a vivere ricattando i pueblos o godendosi ricchezze delle quali si sono appropriati all'ombra della rivoluzione. Li dichiarò indegni di dirigere un movimento armato che si batte per il bene del popolo
e non per la formazione di una nuova classe di uomini viziosi e inutili. Si sarebbe proceduto a vergognosi congedi dall'esercito di liberazione, decretò Zapata, per tutti i capi che si erano ritirati senza autorizzazione davanti al nemico. Sarebbero stati destituiti anche i comandanti, gli ufficiali e i soldati che invece di combattere contro il nemico usano le loro armi per commettere soprusi sugli abitanti dei pueblos e per portar loro via gli scarsi mezzi di sussistenza. È un brano interessantissimo che ci mostra dall'interno il processo genetico del brigantaggio e la differenza che c'è tra questo e i rivoluzionari, perché entrambi nascono da momenti di lacerazione socio-economica di un territorio, ma poi per manifestarsi il brigantaggio ha bisogno di una mentalità gretta, spesso adottata dagli uomini più scadenti del movimento. Nel frattempo anche l'esercito federale saccheggiava i villaggi, spesso al momento dei raccolti. Caricavano i fasci ribottini sui treni merci e poi li rivendevano nei mercati della capitale. Il generale Gonzales ci si è arricchito in questo modo. Vengono riportate numerose testimonianze. La più comica è quella della signora inglese, titolare di un albergo a Cuernavaca, alla quale i soldati di Carranza avevano smontato persino i rubinetti dei bagni. I federali avevano ripreso anche a deportare gli abitanti nelle zone tradizionalmente più ingovernabili e riottose. Il tentativo era quello di sradicare un popolo nei quali anche le donne e i bambini erano integralmente zapatisti. Un espediente disperato, crudele, che, come nell'esperienza precedente con Victoriano Huerta, si rivelerà anche un errore strategico, perché la disperazione di assistere alla divisione e alla deportazione di migliaia di famiglie suscitava una mobilitazione feroce per tutti coloro che potevano impugnare un'arma, la impugnavano. Una situazione che avrebbe infuso coraggio anche al più timido dei peones. In quel periodo ogni capo ribelle organizzava attacchi a treni, a guarnigioni, a carovane. La quantità e la costanza degli attacchi raggiunse un livello mai visto e la stabilizzazione del sud di cui aveva tanto bisogno Carranza, anche per accreditarsi come leader nazionale, fallì. In pochi mesi gli zapatisti ricacciarono indietro l'esercito ed evidenziarono l'incapacità del governo Carranza, anche davanti al mondo. Non bastò la rivoluzione a decimare la popolazione messicana. Nel 1918 si scatenò anche l'epidemia di spagnola, che ebbe gioco facile su una popolazione già stremata dalla miseria e dalla precarietà degli alloggi. Di fatto in quel periodo la situazione per gli zapatisti stava peggiorando rapidamente, sia a causa della scarsità dei raccolti del 1918, sia per le varie epidemie di tifo e di influenza spagnola. La popolazione del Morelos ormai era composta da poche migliaia di persone, affamate e scarsamente armate. Anche Zapata non sarebbe sopravvissuto alla sua rivoluzione. La sua morte arriva non lontano dalla pacificazione del paese e fu assassinato a seguito di una trappola. Per riassumerla, perché è abbastanza complessa, diciamo che l'antefatto fu un litigio tra due ufficiali dell'esercito, il generale Gonzales e il colonnello Guacardo, e a seguito di questa lite tra i due, Guacardo fu recluso nel carcere militare. In questo litigio, in questa divisione interna, Zapata ravvisò un'opportunità per guadagnare un alleato all'interno dell'esercito nemico e gli fece recapitare a Guacardo, che era detenuto, gli fece recapitare una lettera segreta. Il generale Gonzales però intercettò questa lettera e mandò a chiamare il colonnello Guacardo, che si trovava in carcere, come leggiamo a pagina 335. Quella sera, dopo averlo fatto aspettare fuori dalla porta per tutta la durata del pranzo, al momento di prendere il caffè ordinò che fosse fatto entrare. Chiese agli altri ufficiali di lasciarli soli. Poi, con molta calma, accusò il suo collaboratore di essere non solo uno sporco ubriacone, ma anche un traditore. Come prova gli mostrò la lettera di Zapata. Ancora 25 anni dopo, Gonzales ricordava ridendo lo sbalordimento di Guacardo. Lo ridusse in lacrime prima di impietosirsi e spiegargli il suo piano. Ridotto all'impotenza, Guacardo accettò e rispose a Zapata.
interessante che Zapata, per mettere alla prova l'ufficiale federale, gli chiese di arrestare un gruppo di ex zapatisti che erano passati al nemico e di scatenare una ribellione. Il colonnello, per asseverare la sua credibilità, non si limitò ad eseguire l'attacco in nome di Zapata, ma fece anche fucilare una sessantina di persone per renderlo ancora la cosa ancora più credibile. Una volta conquistata la sua fiducia, Guacardo, con il suo reparto, per qualche giorno eseguiva gli ordini di Zapata. In questo modo attendeva il momento proficuo per ultimare il suo piano, come leggiamo direttamente dall'autore. Invitato ad unirsi a Guacardo per il pranzo e per chiudere l'accordo, Zapata preferì aspettare ancora. Ma dato gli ufficiali di Guacardo continuavano a ripetergli l'invito, Zapata cominciò a pensare che un po' di tacos e della birra non gli avrebbero fatto male. La giornata era cominciata presto e la cavalcata era stata faticosa. Verso le 14, Zapata si era fatto molto impaziente. Infine, alle 14:10 accettò l'invito. In sella al Sauro che Guacardo gli aveva donato il giorno prima, ordinò a 10 uomini di seguirlo oltre il cancello dell'azienda. Disposte in fila, le guardie di Guacardo sembravano pronte a rendergli gli onori. Le trombe risuonarono 3 volte. E mentre si spegne il suono dell'ultima nota, mentre il nostro capo si affacciava alla soglia, a bruciapelo, senza nemmeno concedergli il tempo di afferrare le sue pistole, i soldati che stavano presentando le armi spararono 2 raffiche e Zapata cadde per non più rialzarsi. Sembra strano che Zapata, furbo, prudente, sopravvissuto a tanti anni di rivoluzione, potesse aver abbassato la guardia proprio con uno dei peggiori ufficiali in circolazione, che il colonnello Guacardo aveva una reputazione terribile. Però bisogna stare attenti a giudicare. Abbiamo visto come l'ambiente fosse caotico, i tradimenti all'ordine del giorno. Quello che aveva inscenato Guacardo era perfettamente plausibile. Lui stesso, intendo Zapata, aveva visto i suoi amici più fidati trasformarsi in nemici. Certamente le difficoltà crescenti a tenere insieme il movimento non lo aiutarono, perché se deve andare a cercare un alleato in maniera così rocambolesca vuol dire che ti sta un po' franando il terreno intorno. Quindi questo episodio più che altro ci comunica la stanchezza e la debolezza di Zapata. Per Guacardo l'uccisione a tradimento di Zapata fu il più grande successo della sua vita. Il corpo ancora caldo di Zapata fu scaricato brutalmente dal mulo che lo trasportava, fu scaricato ai piedi del generale Gonzales e poi fu messo in pubblica mostra, vennero invitati stampe e fotografi. Su internet, su Google si trovano queste foto. Di lì a pochi anni doveva terminare anche il governo Carranza. Dopo anni di tentativi di sopprimere gli oppositori con le armi, nell'aprile del 1920 l'esercito aveva smesso di prendere ordini da Carranza. Si erano proprio rotte le linee di comando. A maggio è costretto alla fuga e sarà assassinato anche lui da un infiltrato in circostanze rocambolesche. La data della morte di Venustiano Carranza segna anche la fine della rivoluzione messicana. Quindi tutte le forze politiche, incluso gli zapatisti sopravvissuti, si unirono intorno ad una figura carismatica. Si parla di Álvaro Obregón, che riuscì a pacificare la nazione. Così terminò il 1920. In pace, con una riforma agraria popolare istituita come politica nazionale e con il movimento zapatista al vertice della politica del Morelos. In futuro, fra alti e bassi, questi raggiungimenti sarebbero durati. Nuove attitudini, nuove politiche, nuove leggi, nuove agenzie, nuove autorità. Ma del popolo che si era ribellato nel 1910 restavano solo 3/5. Anche loro, i contadini, riportarono una loro vittoria semplicemente resistendo sul posto da gente di campagna, senza cercare rifugio nelle città dello Stato o ammucchiati e al sicuro nelle haciendas. Erano rimasti nei luoghi ai quali sentivano di appartenere, nei paesi,
nei pueblos, nei ranchos ancora pervasi quantomeno di zapatismo pacifico. Nel 1910 le basi del solo tipo di vita che volevano vivere erano crollate, ma pur logorandosi a coltivare con accanimento i loro piccoli sparsi pezzi di terra a grano e fagioli, vendendo di tanto in tanto un cavallo o una mucca, curando i loro orti polverosi, disperatamente lavorando a mezzadria i campi meno redditizi dei piantatori, essi avevano perso la lotta per poter mantenere in vita le loro comunità. Per questi contadini allora il destino non sembrava riservare altro che tormento misto di dolore e vergogna. Ora, passato un decennio, rimasti appena in due dove prima erano in tre, erano tornati di nuovo alla lotta. Dopotutto la sopravvivenza nei pueblos aveva più importanza per loro dei nuovi eroi, del nuovo governo, delle nuove riforme. Benché i contadini del Morelos nel 1920 riemergessero dalla bufera laceri e in lutto, essi avevano dimostrato la loro fedeltà alle tradizioni locali dei loro antenati. La fede ereditaria non era fonte di ambizione, ma un dovere, un desiderio non di nuovi diritti, ma di ripristino di quelli antichi. Non era uno stimolante, era una forza, e questa forza essi avrebbero cercato di tramandarla. La rivoluzione cambiò la società messicana in profondità. Un risultato raggiunto a caro prezzo, però. Ci vogliono 10 anni, 3 governi e moltissimi morti. Se guardate indietro in questa storia, tutti i primi ministri di quel periodo furono uccisi. La rivoluzione messicana non fu solo lotta politica, fu qualcosa di molto più radicato. Fu la lotta per rivendicare la propria stessa esistenza. Per comprendere meglio questo aspetto, inserisco questa storia, la storia di Francisco Franco. Ovviamente non il dittatore spagnolo, che è un caso di omonimia. Il nostro Francisco Franco era il custode dei documenti dei diritti legali sui terreni di Ana Enequilco. È una storia nella storia, leggiamo. I titoli terrieri che Zapata aveva ricevuto da suo zio nel settembre del 1909 erano documenti quasi sacri. Ciò che era stato affidato a Zapata non era un semplice fascicolo di diritti legali, era la testimonianza collettiva dell'onore di tutti i passati capi di Ana Enequilco, la fiducia accumulata di tutte le generazioni passate del pueblo. Fu questa la responsabilità assegnata a Zapata. Così, quando un anno e mezzo dopo decise di guidare il suo villaggio in una rivoluzione, seppellì i titoli racchiusi in un forziere sotto il pavimento della sua chiesa. Una volta, mentre i soldati federali stavano devastando il distretto di Cuautla, Zapata fu preso dal timore che potessero accidentalmente dissotterrare la cassetta. Allora Zapata mandò il suo segretario nel consiglio del villaggio, Francisco Franco. Franco riuscì a recuperare i titoli. «Se li perdi, compadre», gli disse, «il tuo cadavere seccherà appeso al ramo di una quercia robusta». Con queste parole delicate, Zapata assegnò a Franco un compito che graverà su di lui per tutta la sua vita. Peraltro l'ordine fu ribadito da Zapata poco prima di essere ucciso nel 19, quindi diventò eterno. In quel periodo la maggior parte dei terreni era occupata dalle famiglie degli Indios sulla base di una tradizione familiare, non c'era niente di scritto. E grazie a quei documenti nel 23, 75 famiglie di Ana Enequilco ricevettero i loro diritti ufficiali di proprietà. Purtroppo la storia non finisce qui. Compiamo un balzo in avanti di 20 anni. Nel 1946 un latifondista diventò deputato federale per il distretto di Cuautla e la lotta locale si inasprì di nuovo. Ma i contadini di Ana Enequilco continuarono a resistere. 4 giorni prima di Natale 1947, la polizia di Cuautla si recò ad Ana Enequilco e assalì la casa di Franco. Entrarono con la forza. Chiesero i documenti del paese e cercarono di uccidere il vecchio. Franco si difese insieme alla sua famiglia e la polizia dovette fuggire. Quella notte giunsero i soldati e aprirono il fuoco. Uccisero i 2 figli di Franco. Il vecchio ferito cercò di fuggire, ma i soldati lo raggiunsero e lo finirono in un burrone vicino. Non trovarono mai i documenti. Da secoli la cultura ed i geni dell'Indios si sono mescolate a quelli dei colonizzatori europei. Questa amalgama
è la formula che identifica il volto della cultura messicana. Ad oggi gli indios rimasti non hanno ancora trovato il loro spazio nel mondo. A guardarli sembrano disinteressati, forse sembrano quasi percepire la modernità come una follia un po' stancante e tutto sommato inutile. Il Messico sdoganò la figura di Emiliano Zapata. Per tutti divenne uno dei grandi protagonisti della rivoluzione. Questo ha portato negli anni a modificare la percezione del suo personaggio. La memoria di chi fosse veramente diventava sempre più debole. E la narrativa di Stato lo ha convertito in un nome istituzionale. L'abbiamo visto succedere spesso, no? Rimangono i nomi, i monumenti, ma gradualmente svaniscono gli uomini che ci sono dietro, man mano che si perde traccia delle loro azioni. Per fare un esempio, nel 1968, con lo scoppio delle proteste studentesche in tutto il mondo, nessuno studente pensò di utilizzare la figura di Zapata come simbolo della protesta. Solo più tardi, alla fine del XX secolo, le popolazioni indios del Chiapas si ricollegarono al suo significato originario. Grazie a tutti. Ai tuoi commenti e contribuisci all'arricchimento di questo podcast scrivendo alla email indicata in descrizione. E se hai apprezzato, non dimenticare di lasciare una valutazione a 5 stelle. Alla prossima!